Bentornati ragazzi con un altro episodio di Ape Escape. Preparatevi perché questo livello è l'odio, ma l'odio puro. È terza volta provo a registrare perché sto fallendo in ogni modo possibile e immaginabile. Oh, in ogni punto come al solito. Questo livello è proprio secondo me uno dei più difficili in Ape Escape. Mamma mia, cattura 6 scimmie, sì, ma guardate che percorsi di merda si vanno a creare. Lì intanto si vede già una scimmia. Ponti di ghiaccio che crollano con non una ma due mine che intanto ci girano attorno. E poi uno per trovare il nemico con una hop deve avere solo culo, perché non è praticamente possibile trovare un tempismo. Qui intanto prendiamoci la prima scimmia camminando furtivi. Piano piano. E una, vai. Qui intanto c'è una scatola di biscotto e mi pare il minimo che potessero fare per aver concepito solo un punto del genere. Madonna, madonna. Prima cosa odiosa di sto livello: calcolare perfettamente il doppio salto e l'uso dell'elica, altrimenti Spike non si aggrapperà su questo avviasso. Intanto qui abbiamo un nemico stupido che ci aggredisce mentre voliamo, perché sì. Almeno qui ce l'ha fatta. Ah, e ovviamente non vi ho detto che se sbaglierete ad attraversare anche uno di questi tanti ponti, sempre da capo dovrete ricominciare. Il dover ricominciare sempre da capo è una cosa che mi ha sempre frustrato. E come fa a divertirsi la gente con giochi tipo Dark Souls? Che a me i giochi troppo difficili, non mi sono mai piaciuti, anzi, più facile una cosa, meglio per me. Dunque, e ora come cazzo lo... m'ha preso, ti pareva? Dopo che lo sorpasso a culo un paio di volte, ora devo sprecarci 20 tentativi per capire come attraversare sto ponte di merda. E ogni volta ce ne sono due, ragazzi, quello non è il primo, c'è neanche un secondo. E anche se si sbaglia al secondo bisogna sempre ricominciare da capo. Ma sempre da capo, sempre. Che palle ricominciare da capo, mamma mia. E via, ridiamoci dentro a questo punto. Io non so più, mi sto esaurendo veramente. Sto livello mi fa proprio incazzare. Non è bello per niente. Riproviamoci un'altra volta, ti devo dire. Ma cosa? Perché si è attivato in ritardo? Non capisco! Mamma mia, che odio! Ce la farò? O non ce la farò mai a superare sto livello, cazzo! Ora veramente, io quando fallisco troppe volte in un punto comincio a andare di matto, a fallire in ogni modo, anche nei più assurdi, e a non riuscire neanche a fare la cosa più semplice. Altro che provare e riprovare che non fa la cosa giusta. Per me è l'incontrare, il provare troppe volte mi fa perdere la fiducia in me stesso. Se non viene dopo un po', addio. Dunque, adesso sarà meglio che si attivi al momento giusto, eh. Stesso scherzetto di prima, ma perché? Io non capire più nulla, aiuto! Io a diventare scemo qui. Ma non capisco proprio, cazzo sto sbagliando qui però, eh. Ma madonna di quella madonna. Non capisco, cioè, qual è la tempistica giusta? Quando devo iniziare a azionare quando hop? Quando devo iniziare a correre? Non capisco più niente, questo ponte di merda mi sta facendo veramente incazzare. E ora non riesco neanche più a salire qui. È giusto anche il nemico, perché è giusto che sia così, capito? Sto stronzo di un ponte con due mine, ma una non bastava, no? Due. Corri, 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 vai che ce l'abbiamo fatta! Dopo ben 4 minuti, ora nel secondo tentativo fallito di video ho sbagliato, no, ero riuscito ad attraversarlo ma mi ha buttato in... no, per attaccare quel nemico là, Spike che è stato rotto in là ed è caduto verso la cascata e ha dovuto ricominciare il livello da capo. Madonna santissima, oh. Hai qualche biscotto da darmi? Sì, uno, bene. Allora, qui... c'è un nemico volante, ma come facciamo per perniagli con la fionda, lui se ne andrà dietro lo scoglio roccioso. Ed è inutile quindi cercare di sbarazzarsene. Qui c'è una scimmia chiamata Teacher, che è abbastanza aggressiva, e dice bravo in italiano. Ti pareva?
prendila, vai! E adesso metti la fionda e fai fuori sto coso che di sicuro la tornerà a rompere i maroni. Perfetto, perfetto. Ora rimettiamo l'elica. E continuiamo il nostro viaggio. Bene, un altro ponte, perché... Un secondo ponte, perché uno non bastava. Pazzo di neve qui. Che odio questo livello. Aspettate, quella... No, no. Perché credo che se fosse sto qui, la mina, anche se da quel lato là, non mi colpisce, ma ne dubiterei. Di sicuro ti prende lo stesso, perché così deve essere, capito? Allora, cerchio del cazzo, perché ti devi attivare così in ritardo, madonna di quella madonna? E giù tutta un'altra volta da capo. Ma non è possibile, ma mettici, non lo so, qualche altra piattaforma, perché tutto così da capo è troppo frustrante, non è neanche senso di sfida, questo è solo noioso. Mamma mia, siamo solo a due scimmie. Che noia. E ora giù, mi tocca rifare anche questo primo ponte, andiamo però, un punto per non rifarsi il primo ponte, cazzo, così è veramente la cosa, oh! Ora tanto sbaglierò a questo ponte, di sicuro. Perché? Cosa sto sbagliando? La velocità del cerchio è corretta, ma non devo cambiare troppo spesso traiettoria, sì, però bisogna... Non lo so. Cazzo. Ma come cazzo deve fare uno? Cazzo! Non c'è tempo materiale per passare quando le due mine sono a... Cazzo! Come cazzo deve fare uno? Cazzo! Ma non è possibile, cazzo! Cazzo! Però sto livello mi fa proprio incazzare. Devo poi rifarmelo un'altra volta col backtracking. Mamma mia! Sbagliato, non ne sono più sicuro su niente. Chi ti ha detto di correre? Aspetta un attimo. Non è necessario forse usare l'ULOV? Basta che usi lo Skyflyer e sono al sicuro? Oh, ma allora nel prossimo pezzo io me lo faccio così, si fotta l'ULOV e le sue tempistiche infernali di merda. Vadano a fottersi tutte quante proprio. Porco schifo, ma che è possibile creare un livello così? C'è un difetto dei platform, è che degli ultimi livelli devono sempre scemare. Beh, in questo, ora non siamo agli ultimi livelli, ma in genere i platform degli ultimi livelli vanno sempre a scemare in questo. Calcoli tempistiche assurde, dove se sbagli devi ricominciare sempre da capo. Quindi alla fine si annoia, non è che è divertente sta cosa. Fa così allora, scusate. Salto, rischizzo in aria e si fotta la hop, si fotta le sue tempistiche di merda. Io passo così e faccio come cazzo mi pare, ecco. Dunque, dentro la sorgente termale devono esserci tante altre scimmiette, quindi le restanti le prenderemo tutte qua. Vediamo. Ecco, ce n'è una. Ah, una nera! Maledetta. Oh, presa, vai. Tante più di scimmie. Vuole riposarsi, gruppi. Andiamo a prendere i gruppi che... Una scimmia così, guarda. Dopo quello che ho passato, un'azzurra è quello che ci vuole. Comunque, c'è un livello con le terme in ogni Ape Escape. 2 e 3 anche. E dal 2 però le scimmie sono addirittura senza i pantaloncini. No, il gettone di Specter, vabbè. Non me ne frega più niente, non me ne fotte più un cazzo, nulla di nessuno, sto livello di merda, per ora vaffanculo, fottiti, lì ci torna più da te. Ci tornerò quando c'è il backtracking e vaffanculo al cazzo proprio. Sto cazzo di livello, ma come puoi solo pensare di mettere dei ponti così? Bravo! Grazie, e meno male, guarda, ho trovato ora lì il modo di con lo Skyflyer, guarda. Tacco di balzo, non me ne importa, non lo faccio. Stavo aspettando, Spike. Ora ce la vedremo noi due. Seguimi. No, non lo farò, attacco di
balzo, mi dispiace. È anche troppo per questo episodio. Ah! Andiamo! Guardate, la gara con lo Skyflyer che non l'ho detto, ma vabbè. Noi usciamo, sì. Tanto, servono solo a dare giù gli Spectre. Pensavo, non lo so, qualcos'altro, invece no. Bene, ragazzi. Per questa parte è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!